si propone di deliberare di conferire la cittadinanza onoraria a Niamà Karjaba, successivamente con separata votazione all'unanimità. Bene. Quando è arrivata a Perugia 25 anni fa, Niamà era l'unica studentessa mongola non solo all'università per stranieri, ma addirittura in tutta Italia. Da ragazza si è appassionata alla nostra lingua per caso. Nel 1975 ho sentito la prima volta una bellissima canzone e non sapevo di in quale lingua cantano. Poi piano piano sentivo ogni tanto bellissime canzoni e un giorno ho detto: ma perché io non posso capire che cosa cantano? Ho scoperto che erano le canzoni italiane. Così è partita questa mia conoscenza di lingua italiana. Niamà ha avuto il merito di molte iniziative che hanno messo in comunicazione le culture dei due paesi, fino alla costituzione dell'Associazione Italia-Mongolia. Non a caso al conferimento della cittadinanza di Magione ha partecipato anche l'ambasciatrice mongola. Ma il merito principale di Niamà è stata la traduzione di Historia Mongalorum di Fra Giovanni da Carpine, un diario di viaggio scritto fra il 1245 e il 47 che ha fatto conoscere quella lontana cultura orientale in Europa, ma non solo. È un libro importante anche per i mongoli perché racconta un periodo per loro veramente straordinario, che è quello del grande impero dei Khan. Quindi questo connubio e la presenza di Niamà meritava sicuramente un riconoscimento come la cittadinanza onoraria che il Consiglio Comunale di Magione ha dato all'unanimità. La vicenda è storiata con un pregevole dipinto murale di Gerardo Dottori.